American English o British English? Da sempre ti hanno detto che esistono prevalentemente due varianti della lingua inglese. L'inglese britannico, che si parla nel Regno Unito, quello che viene principalmente insegnato nelle scuole in Italia, e l'inglese americano, quello che ascolti attraverso film, canzoni e che si parla negli Stati Uniti d'America. Ma facciamo per un attimo un gioco, resta con me. Immagina di dover prenotare la tua prossima vacanza e scegli per esempio di andare in Grecia. Quale lingua parlerai una volta atterrato ad Atene? Esatto, parlerai inglese. Ma quale inglese parlano in Grecia? L'inglese britannico o l'inglese americano? Bella domanda, vero? Ok, andiamo avanti. Invece della Grecia, decidi di venirmi a trovare qui negli Emirati Arabi Uniti. Quale lingua parlerai una volta atterrato a Dubai? Esatto, parlerai inglese. Ma quale inglese parlano qui negli Emirati Arabi Uniti? L'inglese britannico o l'inglese americano? Beh, considerando che qui vivono oltre 200 nazionalità, sapere per ognuna quale inglese sia stato insegnato a scuola è veramente un po' difficilino, sei d'accordo? Ma supponiamo ancora che tu decidessi di andare, per esempio, in Canada. Quale lingua parlerai una volta atterrato a Toronto? Esatto, parlerai inglese perché il Canada è un paese madrelingua anglofona. Ma quale inglese parlano a Toronto? L'inglese britannico o l'inglese americano? Beh, ovviamente l'inglese canadese, esatto. E lo stesso identico discorso vale per paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, le Barbados, la Giamaica, fino alla Nigeria, che sono altrettanti paesi madrelingua anglofona. Devi sapere che nel mondo circa 1,5 miliardi di persone parlano inglese, ma di queste solo 400 milioni sono madrelingua anglofona, il che significa che più di 1 miliardo di persone nel mondo parlano inglese pur non essendo nate in questa lingua e usano l'inglese come un mezzo di comunicazione internazionale. E per farlo usano una lingua che nella stragrande maggioranza delle volte non è né puro British English né puro American English. Al contrario, è un Global English. In una parola, è Globish. Ne avevi mai sentito parlare? Beh, fammelo sapere nei commenti insieme alle tue curiosità sull'argomento. Io sono Monica Perna e ti aspetto al mio prossimo video sul Globish.